Eder. Mech. Pallister. Il mistero di Ozi, la mummia più famosa del mondo, dell'età del rame, vecchia di 5300 anni, rinvenuta con tutti i suoi indumenti e l'equipaggiamento, e custodita presso il Museo Archeologico dell'Alto Adige a Bolzano, lentamente si disvela. È di questi giorni la divulgazione del risultato di una scoperta sorprendente, grazie ai ricercatori del Max Planck di Lipsia e dell'Eurac di Bolzano sul suo DNA e sul suo aspetto. Il team di ricerca, utilizzando una tecnologia di sequenziamento avanzata, ha tracciato un quadro più preciso dell'aspetto e delle origini genetiche dell'uomo venuto dal ghiaccio. Il genoma di Ozi, l'uomo venuto dal ghiaccio, presenta un patrimonio genetico insolitamente alto rispetto ai suoi contemporanei europei, riconducibile ai primi coltivatori immigrati dall'Anatolia. Questo suggerisce che Ozi appartenesse a una popolazione alpina relativamente isolata, con pochi contatti con altri gruppi europei. I geni mostrano anche un'alta predisposizione al diabete e all'obesità. Per quanto riguarda il suo aspetto, dimentichiamoci il volto che attraverso una ricostruzione iconica eravamo abituati a conoscere. Ozi, al momento della sua morte, quasi certamente non aveva più lunghi capelli folti, ma una calvizie avanzata e la sua pelle era più scura di quanto si era pensato finora. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!